Buonasera, benvenuti a TG Sicilia, vediamo insieme i principali titoli. Anche la Sicilia scende in piazza nel giorno dello sciopero generale di CGIL UIL contro i tagli alla spesa sociale e le misure economiche del governo. A Catania manifestazione davanti alla prefettura, a Palermo in piazza soprattutto gli studenti contro le scuole fatiscenti. La storia del piccolo Miele, il bimbo conteso di Ragusa, una guerra burocratica che nuoce solo al bambino. Lo conferma il parere della psicologa Maria Rita Parsi. Il bimbo dopo 3 anni dovrà tornare dalla madre naturale. Intanto la mamma che lo ha in affido rompe il silenzio sulla decisione del Tribunale di Catania. Nostro figlio vittima di un doppio abbandono. Dopo l'aggressione di ieri a pugni in faccia ad un autista dell'AMTS, la terza in un mese, i conducenti reclamano personale di controllo sui mezzi. Siamo un tiro al bersaglio. Arriva il piano circonvallazione a Catania, più autovelox contro l'alta velocità. Il sindaco Trantino lo conferma a Sicilia 24 Focus. Contro il caro voli arrivano più fondi, altri 5 milioni e mezzo per gli sconti sui biglietti. La compagnia ITA raddoppia i collegamenti nel periodo delle festività di Natale. Inaugurata a Siracusa la prima casa del sorriso gestita dalla Fondazione CESVI, una onlus impegnata nella protezione dei bambini vulnerabili. Testimone la cantante Alexia. Calcio domani la prima al Massimino del Lucarelli Ter. Il tecnico livornese non crede alla crisi della Turris. Non crede. Nuovi compiti in campo per Chiricò. Da lui mi aspetto qualcosa di diverso. Bentrovati. È il giorno dello sciopero generale, anche in Sicilia sono scesi in piazza sindacati, lavoratori e studenti critici sulla politica regionale. Protestano contro la manovra finanziaria nazionale. Sentiamo i dettagli da Francesco Triolo. Il diritto dello sciopero è sacro! Governo ladro e bugiardo! Bandiere, striscioni e slogan anche in Sicilia, ma in scena lo sciopero generale CGIL UIL senza la CISL, deciso dopo il braccio di ferro con il governo. Catania, Palermo, Messina, Agrigento, la protesta è per contestare le politiche economiche e sociali fino ad ora messe in campo dal governo. A Palermo sit-in davanti al Parlamento, tra Piazza Politeama, il Teatro Massimo e l'Ars. A Catania il concentramento è davanti alla Prefettura, così come ad Agrigento, mentre a Messina è sotto la sede dell'INPS. Questa manovra non guarda ai bisogni veri di questo nostro Paese. Nessuna risposta su previdenza, fisco, ma soprattutto è una manovra che non guarda ai ceti e ai soggetti più deboli, non guarda alle aree più deboli. Nulla per la Sicilia, nulla per il Mezzogiorno. I pensionati che sono il bancomat del Paese, i contratti che non vengono rinnovati nel pubblico impiego, e un governo che non ascolta, forse ascolterà le centinaia e migliaia di persone che oggi sono in piazza. Dalla sanità alla scuola, all'università, alle poste, i lavoratori chiedono misure per combattere il caro vita che dimezza gli stipendi. A fine mese ci arriva stringendo i denti e cercando di eliminare non le spese superflue, ma di mantenere solo, diciamo, il minimo, quello indispensabile per sopravvivere. Siamo in tantissimi, saremo in tantissimi anche il 20 a Siracusa, siamo stanchi di questo governo, stanchi di questa manovra. Siamo tutti qua a manifestare. Stop anche al trasporto pubblico locale, ridotto a 4 ore, fermi bus, metro, treni e traghetti, escluso dallo sciopero il trasporto aereo. Lunedì a Siracusa è in programma la manifestazione regionale che sarà conclusa dal leader nazionale della UIL, Pierpaolo Bombardieri. Torniamo ad occuparci della storia del piccolo Miele, il bimbo di Ragusa conteso dalla madre naturale che lo ha abbandonato e dalla famiglia affidataria che si oppone alla decisione del tribunale di farlo tornare in Sicilia. Secondo la psicologa Maria Rita Parsi, in questa vicenda manca una visione bambino-centrica, quindi incentrata sul bene del bambino che è ancora a casa sua. In queste ore, infatti, erano circolate delle voci che lo vedevano affidato ad un centro del nord Italia. Luca Ciliberti. Si gonfia la vicenda del bambino conteso a Ragusa. Il piccolo, abbandonato nel 2020 a pochi giorni dalla nascita, è stato affidato a una famiglia con la quale vive da 3 anni e che per il suo bene si è trasferita fuori dalla Sicilia. La madre naturale, che lo ha riconosciuto solo nel 2021, adesso vuole riaverlo con sé. La legge oggi dà ragione proprio alla madre naturale per un vizio di forma riscontrato anche in Cassazione, sollevato dall'avvocato della donna. Il Tribunale dei minorenni di Catania avrebbe commesso un errore. Avrebbe dovuto garantire ai genitori naturali il diritto di ravvedimento.
Il rientro del bambino è stato fissato per il 28 dicembre prossimo. In queste ore sono circolate notizie infondate sul fatto che il piccolo Miele si troverebbe in una località protetta al nord Italia, affidato ad un'equipe specializzata di operatori sociali. La madre affidataria, da noi contattata, ha smentito con forza queste notizie infondate. Il bambino è a casa e sta dormendo nel suo lettino, ci ha risposto. Adesso si ipotizza che dietro le indiscrezioni possa nascondersi qualche manina interessata. È un bambino negato dalla madre, nel corpo della madre, in un secondo momento addirittura il pensiero di abortirlo, e quindi sono tutti messaggi che a livello neurobiochimico sono scambiati tra questa madre, inconsapevole fino al quinto mese, lei dice, poi intenzionata ad abortire, ma non potendolo fare più perché erano 5 mesi, poi immediatamente dopo che è nato, intenzionata a darlo per liberarsene. Allora, io credo sia molto importante sottolineare questo, se la visione del caso è bambinocentrica. A questo bambino, dopo 3 anni, non si può togliere una famiglia che dopo 16 giorni l'ha accolto, 16 giorni dalla nascita, 18 giorni, l'ha accolto e l'ha curato finora. Questo bambino è naturalmente ormai figlio di quella famiglia. Abbiamo sentito quello che ha detto la psicologa Maria Rita Parsi. Il bene del bambino, che ha già 3 anni, sarebbe quello di rimanere con la famiglia affidataria. Un bimbo che diventa vittima di una vicenda giudiziaria, lo dice anche la madre affidataria, che rompe il silenzio. Vediamo. Una donna distrutta, che da un lato si chiude a riccio nel tentativo di tutelare l'incolumità di suo figlio, dall'altro vorrebbe combattere con tutte le armi che ha per salvare il benessere del piccolo e della sua famiglia. La mamma di Miele oggi ha deciso di rompere il silenzio con un audio. Nostro figlio non ha scelto di essere il protagonista di questa storia e non gli si può chiedere di diventarne la vittima. Non gli si può chiedere di ricalcolare la sua vita, perché quando hai 3 anni, 3 anni sono tutta la tua vita. Come si può pensare di aggiungere ad un abbandono un altro abbandono? Niente di tutto questo è nell'interesse del minore. Se nessuno in questa nazione riesce a mettersi nei panni di un bambino, se nessuno riesce a tutelarlo, se prevale un sistema adultocentrico a danno di un minore, allora significa che l'Italia ha fallito. Per difendere il bambino e la coppia di genitori affidatari che lo ha fin qui accudito, è stata lanciata anche una petizione sulla piattaforma Change.org, che ha raggiunto quasi 28.000 adesioni. Se non dovesse cambiare nulla, il 28 dicembre, un bambino sarà spedito forzatamente da una parte all'altra d'Italia, come se fosse un pacco postale. E rimaniamo in tema adozione, vi raccontiamo un'altra storia che arriva da Palermo, quella di una ragazza di 17 anni che aspetta la firma per coronare il proprio sogno di essere affidata alla coppia di ballerini che l'ha salvata dalla casa famiglia dove ha vissuto per 4 anni. La ragazza 17enne adesso scrive al giudice minorile e dice: lasciatemi adottare dai miei due papà, mi hanno insegnato la vita. Desiree Ferlito. Lasciatemi adottare dai miei due papà, mi hanno insegnato la vita. È la lettera che una 17enne scrive al giudice minorile, mettendo nero su bianco tutti i diritti che la giustizia le nega. Aveva appena 12 anni quando è entrata in una comunità per minori, un passato difficile e la voglia di appartenere a qualcuno. Fino a quando nella sua vita sono arrivati Marcello e Gianluca, una giovane coppia di ballerini del Teatro Massimo di Palermo. Grazie a loro ha ritrovato la serenità. Sta cominciando a conoscere anche il mondo, sta cominciando a dedicarsi anche ai suoi hobby, sta continuando a studiare e chiaramente anche con qualche aiuto in più. Perché chiaramente si cerca e cerchiamo di offrire tutte le opportunità che possiamo avere. La 17enne attende l'esito della sentenza da luglio. La coppia infatti è stata ritenuta idonea all'affidamento del tribunale dai servizi sociali, ma manca l'ultimo atto. La firma al decreto che affidi legalmente la ragazza ai due. I tanti minori che ancora rimangono in casa famiglia, più si avvicinano alla maggiore età, più cominciano a perdere quella speranza che gli potrebbe consentire di avere una famiglia.
La richiesta di aiuto è stata raccolta dalla presidente del Tribunale dei Minori Flora Randazzo, che nega l'esistenza di discriminazione nei confronti delle coppie omogenitoriali, ma solo una questione burocratica. È chiaro che il TAR lo si insinua ogni tanto nella mente che possa essere anche un problema più sociale e politico. Sì. La giovane compirà 18 anni a gennaio e allora il decreto non sarà più necessario, ma per lei ogni mese è prezioso e da vivere con Marcello e Gianluca, che sente essere i suoi genitori. Non si ferma a Catania l'ondata di violenze nei confronti degli autisti a MTS. Siamo al tiro al bersaglio, dicono a microfoni spenti. Intanto i dirigenti dell'azienda sollecitano più controlli delle forze dell'ordine e pensano ad un incremento dei vigilantes a bordo dei bus. Tonino De Mana. Minacce, aggressioni verbali e fisiche, addirittura 3 autisti mandati in ospedale in meno di un mese. Tra le tante emergenze di Catania emergono gli episodi di ordinaria follia ai danni del personale AMTS. Poca voglia di parlare e tanta paura per gli autisti, per loro guidare un autobus a Librino, Nesima o in pieno centro equivale ad andare in trincea e a combattere. Siamo al tiro al bersaglio e non ci sentiamo al sicuro. Questa è la frase di molti autisti, detta sottovoce e comunque lontana da microfoni e telecamere su disposizione dell'azienda trasporti. Prende atto della situazione invece il dirigente dell'area produzione di AMTS, Salvatore Capri, che sollecita controlli ed una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Siamo esposti a questo tipo di situazioni. Noi cerchiamo di combatterle non direttamente in realtà, però attuando un servizio anti-evasione anche con l'ausilio di personale di vigilanza esterno, però è chiaro che con le nostre risorse non riusciamo a coprire né tutte le linee né tutta la città. 3 episodi in 29 giorni, l'ultimo innescato ad un extracomunitario che ha preso a pugni l'autista del 538 perché si era rifiutato di farlo scendere fuori fermata. Cos'altro deve ancora accadere al personale dei servizi di linea AMT prima che siano applicate le giuste misure di tutela della sicurezza? Questa, l'amara riflessione dei sindacati, mentre da più parti arrivano attestati di solidarietà che da sola però non basta per rassicurare il personale AMTS. E dopo la drammatica morte di Chiara, la studentessa dell'Università di Catania uccisa mentre attraversava sulle strisce pedonali, la circonvallazione di Catania sarà sorvegliata speciale. Il sindaco Trantino, ospite di Sicilia 24 Focus, annuncia che saranno installati più autovelox. Sentiamolo. La prefettura ci ha subito autorizzato per l'installazione degli autovelox fissi, che diventano il principale deterrente alla mancanza del rispetto di velocità e quindi alla violazione del divieto dei limiti, e adesso pertanto provvederemo a farci finanziare l'acquisto per poterli quanto prima installare. Sindaco Trantino, come risponde al personale MTS che è giustamente preoccupato? Insomma, è una cosa molto grave questa. Siamo attenti perché si tratta di fenomeni degenerativi che comunque non sono caratterizzati da una inclinazione alla violenza, molto spesso si tratta di alcuni pazzi, alcuni dissennati, quindi non vorrei che da alcuni di questi fenomeni, pur preoccupanti, pur inquietanti, possa insorgere il timore di una prassi che poi di adito a chissà quale tipo di fenomenologia allarmante. Io, per quel che mi riguarda, cercherò di fare qualcosa, anche gesti simbolici, anche dedicarmi una mezza giornata per stare tutta una mezza giornata sugli autobus a fare avanti e indietro per far vedere che comunque la città, nella persona del sindaco, è vicina agli autisti. Sono piccoli gesti. Per quanto riguarda gli interventi della polizia, per quanto riguarda gli interventi dei vigilantes, in un mondo perfetto sono tutte cose che si possono fare. C'è una questione di costi, c'è una questione di sostenibilità, certo è che bisogna dare una mano oltre la semplice solidarietà verbale a questi autisti, perché non possono essere lasciati soli. Caro Voli, arrivano altri 5 milioni per gli sconti sui biglietti. La compagnia ITA raddoppia le tratte nel periodo delle festività di Natale. Angelo Gagliano. Anche ITA Airways ha aderito all'iniziativa lanciata dalla Regione Sicilia, che prevede uno sconto sui biglietti aerei per i residenti nell'isola. Al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini siciliani durante le prossime festività di fine anno, la compagnia, che nella stagione invernale in corso opera già quotidianamente 14 voli su Catania e 13 su Palermo, ha previsto per il periodo delle feste di fine anno 26 voli aggiuntivi, 14 su Catania e 12 su Palermo.
Intanto il governatore Schifani annuncia che la regione potrà aumentare di 5,5 milioni le risorse da destinare agli sconti sul prezzo dei biglietti aerei per i residenti nella nostra regione, grazie a nuovi fondi stanziati nel decreto legge proroghe. Per il 2023-24 si potrà passare dagli attuali 27,5 milioni di euro ad un totale di 33 milioni. Resta in carcere Silvana Saguto, l'ex magistrato e presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, così come il marito Lorenzo Caramma, l'avvocato Gaetano Cappellano, Seminara, ex amministratore giudiziario, mentre sarà rimesso in libertà il professore Carmelo Provenzano. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Caltanissetta, che ha rigettato i ricorsi per l'incidente di esecuzione dei legali degli imputati, tranne che per Provenzano, per il quale ha annullato l'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Caltanissetta il 20 ottobre. L'ex giudice è in carcere a Roma. Il PM della DDA di Palermo, Piero Padova, ha chiesto la condanna rispettivamente a 12 e 6 anni ciascuno di Lorena Lancieri e del marito Emanuele Bonafede, ritenuti vivandieri del boss Matteo Messina Denaro. La donna è accusata di associazione mafiosa. Bonafede, cugino del geometra che ha prestato l'identità al capomafia durante la latitanza, di favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena. Entrambi sono detenuti, avrebbero accolto in casa Campobello di Mazzara e accudito il padrino ricercato per mesi. La Lancieri sarebbe stata anche legata a Messina Denaro da un rapporto amoroso. E dopo Fiorello, adesso anche Flavio Insinna lancia un appello, il suo appello contro la chiusura del centro di cardiochirurgia pediatrica a Taormina. Domani le famiglie dei piccoli pazienti in sit-in a Taormina, durante il meeting di Forza Italia, saranno ricevuti dal presidente Schifani. Emanuela Corsi. Ciao, sono Flavio, un saluto da Roma, un saluto a tutte le bambine e i bambini lì nel reparto dell'ospedale a Taormina, dove ho conosciuto il professor Agati, tutto il suo straordinario staff, la sua squadra, tutti davvero, saluto tutte le famiglie, insomma, tutti. Anche Flavio Insinna si aggiunge al coro dei personaggi del mondo dello spettacolo che chiedono di salvare il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il popolare conduttore televisivo, figlio di un medico siciliano, ha pubblicato un video dove fa un appello contro la chiusura. Facciamoci sentire con garbo, con passione, dialoghiamo, come ci ha insegnato il professor Agati, dialoghiamo con tutti e così il polo, il reparto, l'ospedale a Taormina non verrà smantellato. Qualche mese fa, come si vede dalle immagini, Insinna aveva effettuato un giro nel reparto in visita ai piccoli guerrieri, accompagnato dal primario, il professore Sasha Agati. L'invito del presentatore è a partecipare alla manifestazione di domani davanti all'Unotels Capo Taormina dallo slogan "Difendiamo la buona sanità insieme". I genitori dei piccoli pazienti che saranno ricevuti dal presidente della regione Schifani, assieme a cittadini, associazioni e personale sanitario, ancora una volta grideranno il loro no alla chiusura del centro, fiore all'occhiello della sanità siciliana. Bisogna mantenere aperto il reparto, questa è la frase, bisogna mantenere aperto il reparto che rappresenta un punto di riferimento per tutta l'area orientale della Sicilia, ma anche per la vicina Calabria, perché arrivano anche le bambine e i bambini della Calabria, ma anche dall'estero, lo sappiamo. Guardate, sta qua, se non mi credete, andate a cercare Renato Schifani. E andiamo a Siracusa, dove è stata inaugurata la prima Casa del Sorriso, gestita dalla Fondazione CESVI. Si è impegnata nella protezione dei bambini vulnerabili. Vediamo. Collaboreremo con tutti gli attori della società civile qui presenti. È molto importante perché questa casa vuole essere una casa di comunità. Prevenire e contrastare la povertà dei più piccoli è uno degli obiettivi della Casa del Sorriso, inaugurata anche a Siracusa. Strutture come questa, gestite dalla Fondazione CESVI, sono presenti anche all'estero. Questa è la prima in Sicilia. Secondo alcune indagini che abbiamo condotto, qui proprio sul territorio siciliano c'è una carenza di servizi rivolti all'infanzia, rivolti alle famiglie, quindi abbiamo ritenuto importante intervenire proprio su questo aspetto. Un luogo sicuro al fianco di bambini e adolescenti in difficoltà, un treno che accompagna i più deboli verso il futuro, mettendo da parte degrado e abbandono. È un tetto alla speranza per il futuro di questi minori
perché spesso non hanno opportunità, al di là dell'obbligo scolastico non fanno altre attività, invece la possibilità di frequentare questo spazio dà loro anche un'apertura e uno slancio. Testimonial della fondazione, la cantante Alexia. Credo che la mia presenza possa aiutare un po' per in un certo senso attirare l'attenzione su questi sforzi enormi che fanno. Ci fermiamo adesso per una pausa, torniamo tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, Calcio Catania, conferenza stampa dell'allenatore Cristiano Lucarelli in vista della partita di domani contro la Turris, un avversario che il tecnico non vuole sottovalutare, Francesco Triolo. La vigilia vissuta sul campo per conoscere ed analizzare gli ultimi dettagli prima dell'esordio in panchina contro la Turris. Cristiano Lucarelli ed il suo staff stanno cercando di non lasciare nulla al caso in vista della gara di domani pomeriggio. L'intento è quello di partire col piede giusto per dare slancio e ricreare entusiasmo a tutto l'ambiente, a cominciare dalla squadra. Lucarelli in questi giorni ha avuto modo di approfondire la conoscenza di tutti, confida nel recupero possibile di Samuel Di Carmine, anche perché la Turris, che arriverà al Massimino, una squadra in crisi di risultati dopo lo splendido avvio di torneo e con il tecnico Caneo sulla graticola. Sicuramente non sarà una partita semplice, come in questo girone non ce ne sono di partite semplici che hai già vinto prima di giocare, e anche noi dal nostro canto dobbiamo riprendere un certo tipo di discorso, quindi sarà una partita molto scoppiettante. La sensazione è che si affrontino due squadre che sicuramente avranno una spiccata offensività. Insomma, la trappola è dietro l'angolo e Lucarelli lo sa bene, ma le sue sensazioni della settimana sono state positive. Lucarelli quindi dovrebbe andare verso la conferma del 4-3-3, al massimo un 4-2-3-1 che non snaturi del tutto quello che è stato il Catania sinora, magari con qualche novità in mezzo al campo e con Lucarelli che ha individuato in Chiricò l'uomo che può dare il cambio di marcia. Sicuramente mi aspetto delle cose diverse da lui rispetto a quelle che gli ho visto fare in queste partite, sicuramente non solo per colpa sua, perché probabilmente la squadra ha trovato rifugio mentale nella scaricare la patata bollente a Chiricò. Bene, per stasera è tutto, io vi lascio alla programmazione di Antenna Sicilia e vi auguro una buona serata da parte mia e dei tecnici della regia. Arrivederci.